Le bonifiche da fare nel territorio pedemontano per quanto riguarda la rete idrografica sono molte, ovvero vanno sistemati parecchi corsi d'acqua, anche più piccoli, perché quando piove non sono in grado veramente di reggere l'impatto, diciamo così, della nuova stagionalità dovuta al cambiamento climatico. Però mettere a posto anche poco più di 900 metri di una cosa che appare essere un rigagnolo, un piccolo scolo, pensate che costa quasi 550 mila euro. È un po' come timonare dalla tolda di una nave, dal posto di comando di una delle opere idrauliche, delle tante che ci sono sulla pianura veneta. Questi sono dei piccoli rigagnoli, ma diventano un problema quando il clima fa le bizze e capita piuttosto spesso. Infatti bisogna tenere sotto controllo le rogge, tutti i rii, i corsi d'acqua, perché il bene più prezioso non si trasformi in un pericolo per la comunità. Si tratta di una rincorsa al cambiamento climatico dove l'uomo, per forza di cose, è sempre un passo indietro. Questo è un piccolo scolo tra Nove e Marostica, si chiama Torresino. La sua bucolica, debole corrente diventa ingovernabile non appena il sistema idrografico della pedemontana subisce i rovesci del tempo e la strada, con i campi circostanti, ormai molto urbanizzati, finisce sott'acqua, con automobilisti nel fosso che hanno più volte rischiato di affogare. Dovuti soprattutto agli sviluppi anche urbanistici degli ultimi 30 anni. È una situazione grave che comporta, con gli fortunali degli ultimi anni, soprattutto allagamenti continui del manto stradale, mettendo anche a rischio le persone che transitano, anche perché la strada in più punti va letteralmente sott'acqua e quindi il ciglio e il fosso non si vedono. Alla fine, per questo tratto di meno di un chilometro, dalla regione sono arrivati 550 mila euro che metteranno in sicurezza, si spera, l'area. Ma questo dà la misura di quanto costi l'intero sistema idraulico da tenere sotto controllo. È cambiato il clima e si vede cosa fanno, cosa succede quando ci sono degli eventi meteorologici importanti, ma è cambiato anche il territorio, perché la trasformazione del territorio da territorio agricolo a urbano porta a questi fenomeni esasperanti. Anche perché questi piccoli scori della pedemontana, come i canali di irrigazione, sono essenziali per l'economia agricola quando si devono subire lunghi e frequenti periodi di siccità. Abbiamo sempre più difficoltà anche perché ci stanno venendo avanti delle normative europee che ci impongono di rilasciare maggiori portate d'acqua nel fiume Brenta e quindi la disponibilità d'acqua per usi agricoli è sempre minore. Stiamo cercando di ovviare a queste problematiche facendo progetti di impianti a pioggia e anche in questa zona siamo in attesa di finanziamenti e speriamo di avere un'ottima trasformazione del territorio da irrigazione a scorrimento a pioggia proprio per avere maggiore disponibilità di risorsa idrica. L'irrigazione a pioggia garantisce, rispetto a quella dei canali, che è poi quella cosiddetta a scorrimento, un risparmio dell'80% di acqua. E visto quanto costa tenerla sotto controllo, è il caso di pensarci per tempo. E le nuove telecamere sono spesso la risposta dei comuni a problemi di sicurezza. Non è ovviamente la risposta definitiva, ma è una risposta che spesso viene finanziata dallo Stato, quindi intanto si fa quello. 48 mila euro dal Ministero dell'Interno per posizionare in città nuove telecamere di videosorveglianza. Il comune di Treviso li impiegherà per acquistare 9 nuovi apparecchi che si aggiungeranno ai 135 occhi elettronici già in funzione. Nuove telecamere fisse in Isola Pescheria, Vicolo dei Pescatori e Piazzale della Costituzione, in largo Porta Altini, Riviera Garibaldi, Piazza delle Istituzioni, Parco Uccio, telecamere orientabili a seconda del bisogno, direttamente dalla centrale operativa. Lettori targhe in strada Canizzano e via Sant'Antonino. La scelta ricade in zone che possono essere degradate, che possono essere pericolose, in base anche alle segnalazioni che provengono dai cittadini, e naturalmente i lettori targhe vengono posizionati sulle vie
vie più importanti di accesso e di transito della città, perché con i lettori targhe riusciamo a monitorare chi entra e chi esce. Non lettori targhe finalizzati alle multe quindi, ma alla sicurezza urbana. Anche il comune parteciperà all'investimento. 48.000 euro saranno erogati dal Ministero degli Interni, mentre i rimanenti, cioè 58.000, saranno stanziati dal comune. I soldi ci sono già, quindi partiremo al più presto con l'appalto, in modo tale che per dicembre, come è previsto dalla normativa, l'appalto deve essere già assegnato. E quindi speriamo per i primi mesi, prime settimane del prossimo anno di averle già in funzione. Ma non ci si fermerà lì, Casugana sta cercando di reperire altre risorse ancora per la videosorveglianza. L'obiettivo dell'amministrazione è di potenziare ulteriormente i sistemi di videosorveglianza da portare soprattutto nei quartieri. La nostra idea, e stiamo cercando fondi proprio in questo senso, è di acquistare anche delle telecamere mobili in modo tale che possano essere posizionate dove serve. Parlo ad esempio di via Pisa, dove abbiamo già una telecamera fissa, ma dove potremmo anche potenziare con delle telecamere mobili. Dove serve ci saremo. Ecco, questa è l'idea molto semplice, ma sicuramente efficace. Il distretto dell'occhialeria da sempre è un cluster, come si dice in gergo economico, vitale per l'economia veneta, in particolare del bellunese naturalmente. E il tempo d'oro è finito, ci sono problemi, anche se naturalmente il comparto resta essenziale. Un gigante sempre più gigante, Luxottica Essilor, e l'ingresso diretto nella produzione dei fondi industriali e finanziari titolari dei grandi marchi con formule imprenditoriali diversificate. Lo snodo del futuro dell'occhialeria ruota attorno al processo di trasformazione del comparto, cuore pulsante dell'economia bellunese, con 12.000 addetti sui circa 18.000 complessivi a livello nazionale. Ci saranno conseguenze per l'occupazione e, se sì, quale potrà essere il saldo di questa trasformazione? I sindacati di categoria non si nascondono dietro a un dito, c'è preoccupazione e sul tema è necessario rialzare la voce. La grande ricomposizione di questo settore, alcune realtà rischiano di rimanere indietro e quindi c'è un tema occupazionale che va affrontato per tempo, ma dobbiamo preparare prima le soluzioni e abbiamo dei rischi. I rischi sono legati al Made in Italy, alla probabilità non poi così remota che qualcuno usi senza averne il diritto il marchio di qualità dell'eccellenza del manifatturiero italiano. E poi ci sono le nuove competenze per le innovazioni aziendali che da un lato lasciano intuire ad un'apertura del mercato del lavoro, ma che dall'altro pongono il tema della difesa dei lavoratori collocati nelle zone grigie del sistema produttivo, del terzismo e delle piccole e medie imprese. Oggi le aziende investono in robotizzazione, ma diciamo in alcuni casi non hanno le figure adeguate proprio per farli lavorare in queste macchine. Quindi la formazione si rende proprio necessario. Sul tema sta muovendo i primi passi la creazione del Politecnico dell'Occhialeria, sul quale anche la Regione ha scelto di investire con il sistema produttivo, un grande laboratorio formativo sul quale al più presto si deve fare sintesi per attirare i giovani e farli restare nel territorio. I giovani oggi difficilmente si fermano nel territorio, ma cercano nuove possibilità e possibilmente lontano dalle fabbriche da un'altra parte, proprio perché hanno vissuto le storie delle proprie famiglie in modo estremamente complicato. C'è la necessità di rendere nuovamente attrattivo, va bene, sia la provincia che il comparto stesso. Utilizzare male il turismo, sfruttarlo male, poi induce all'abbandono, anche se si tratta di una grande risorsa. Stiamo parlando di Venezia. La CNN dice: Venezia è un disastro, troppo affollata. Ripiegate su Torino. Venezia lotta con i numeri dei turisti, mentre Torino è decisamente meno congestionata. Non che ci volesse la CNN per confermare i volumi dei flussi turistici delle due città, ma il fatto che il capoluogo piemontese sia stato inserito in una guida online del colosso statunitense dell'informazione come alternativa a Venezia ha fatto saltare la mosca al naso a parecchi veneti. Il consiglio è arrivato via web in una lista di 20 città europee fuori dalle rotte del grande turismo internazionale. Per capire qualcosa di più siamo andati a Venezia per sentire dai diretti destinatari del consiglio della CNN cosa ne pensano. Sentite cosa ci hanno risposto. La CNN ha appena detto che Venezia è troppo affollata e consiglia ai turisti stranieri di andare a Torino. Voi fareste cambio? No, assolutamente. Secondo me non è troppo affollata, oggi abbiamo fatto una bella passeggiata e ci siamo mossi tranquillamente. È bellissima, quindi non è paragonabile a Torino. Per quello che mi riguarda, nella breve visita che ho fatto, tanta folla non l'ho trovata, anche perché forse mi sono spostato sulle isole, quindi c'era maggiore possibilità di passeggiare senza trovare ostacoli.
Lei farebbe cambio fra Venezia e Torino? No, Venezia è al di sopra, per carità, non c'è paragone. Ma il problema è che se Venezia è affollata è perché il turismo va bene, perché offre dei servizi che sono abbastanza confortevoli. Poi sulle altre problematiche non sono nelle altre città. Mi sto godendo questa mattina Venezia. Sicuramente ci sono alcune zone di Venezia congestionate, dipende ovviamente dall'afflusso di turisti. È anche vero che il flusso si incanala sempre negli stessi punti, la Strada Nuova, San Marco, Rialto e via dicendo, ci sono zone di Venezia assolutamente sconosciute. Come si fa a cambiare Venezia con Torino? Pare di capire quindi che i visitatori siano disposti a sopportare qualche disagio pur di abbeverarsi alla grande bellezza della città, e nel ballottaggio fra Torino e Venezia sia quest'ultima a raccogliere maggiori consensi. La faccenda è sbarcata anche a Cafarsetti durante la seduta ordinaria del Consiglio Comunale. Ci teniamo a Venezia tutta la vita, ovviamente, e credo che difficilmente i turisti rinunceranno a venire a Venezia, però questo è un segnale importante che dobbiamo cogliere, perché il tema della gestione dei flussi turistici a Venezia non è più rinviabile. Venezia non può essere sommersa di turisti come adesso, è una città fragile che ha dei limiti. Ecco, io credo che dovremmo cominciare a parlare dei limiti di Venezia. Sulla vicenda è intervenuto subito anche il ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Gianmarco Centinaio, che ha ricordato ai giornalisti d'oltreoceano come in Italia ci siano tantissime città turistiche da visitare. Però, ammette il ministro, non si può non considerare che Venezia è Venezia ed è una città unica al mondo. Dopo la pausa, le nuove immagini dei lupi.